cancellati dalla cripta. Sì. È arrivato il momento. Abbiamo visto, abbiamo preso i microfoni nuovi, hai visto? Sì, non perché sembriamo... sicuramente staranno sentendo che i microfoni sono cioè, nuovi. Sembriamo ancora Darth Vader dopo l'aerosol. Sì, arriverà. Tuttavia, siamo qui per annunciare il nostro secondo ritiro. Sì, ragazzi, ci dispiace, ma purtroppo le incombenze della vita reale sono arrivate immediatamente. Sono arrivate immediatamente, e quindi dopo questi due bellissimi video che abbiamo presentato, tre perché c'è... Quattro? No, cinque. Cinque. Secondo me il video degli Zerg non arriverà mai. Dici? No, tanto gli Zerg fanno schifo. Quindi abbiamo spoilerato che questo video è post video dello Zerg. O pre. Esatto. Io sono molto confuso in questo non momento. Non lo so, sono così confuso da colpirmi a solo. Questo momento, ragazzi, è molto triste. Spero che venga tagliato in sede di montaggio. E invece non verrà tagliato. Al massimo invece sarà esattamente faccia. Doveva essere. No. Okay. Vabbè, ok, mettiamo le mani avanti. Anche tu, metti le mani avanti. Ragazzi... Aspetta, non voglio mettere i pesci neri troppo avanti. Esatto, visto che purtroppo Neri non è qui con noi perché l'hanno espatriato, come voi sapete bene. Neri, parla. Hello, hi, can you hear me now? Ma sì, poveri. Questo accento mi fa venire nervoso. Sì, perché l'ho infattito apposta, lo fa apposta. Era talmente invidioso del cavallo inglese. Che è diventato un pesce inglese. Che è diventato un pesce inglese. Brutta bestia di pesce. Ho chiesto la cittadinanza equina. Pesce anglofono. No, comunque, ragazzi, scherzi a parte. Sì, perché con noi sicuramente quando si deve fare una cosa si fa dopo 10 minuti almeno. I primi 10 minuti solamente sono persone che fanno. E spero che questa cosa venga perché pensi che la gente esatto. ci segua. Ok. Cioè, mi dispiace perché mi giro, vedo solo te. Di solito c'era anche Neri. E qui. Ah, ciao Neri. Ci sono anch'io. Come fai a non vedermi? Sono in una forma di pesce. Non sapete che sta parlando. Sì, ha una forma un po'. Vabbè, vai. Allora, andiamo avanti, va. Io spero che tutto ciò, ragazzi, venga tagliato. Sì, e che il video inizi da ora. Adesso. Ciao a no, tutti! No, non sarà partito da ora, non vi preoccupate. Infatti, okay, ragazzi, è bene spiegare che in realtà questo video serve non per annunciare il nostro ritiro. Ah, no. Eh no, peccato. Ma per annunciare un grossissimo ringraziamento. No, ragazzi, veramente. Sì, allora ci hanno sconvolto. Ora ci tocca fare StarCraft 2. Porca puttana, io ero convinto che con oggi avessimo concluso. No, a quanto pare si va avanti. Ok, vabbè, andate voi che mi ripiglio. Allora, ragazzi, purtroppo è arrivato il momento di fare i ringraziamenti. Ma in realtà sono dei cuori i ringraziamenti. Sto male solo al pensiero. Sì, ok, grazie mille, ragazzi. No, vabbè, dai, facciamo una cosa per bene. Va bene, okay. Ok, allora. Il motivo per cui siamo qui, in realtà, a parte tutto il quarto d'ora che è stato fino ad adesso, completamente inutile, ma voi ci amate per questo. Spero venga tagliato in sede di montaggio. Sì, 3, 2, 1, ciao a tutti di nuovo. Allora, no, vabbè, comunque, ragazzi, siamo seri. Il motivo è proprio non esiste, che vogliamo ringraziarvi di cuore. Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno seguito fino ad adesso, da quando siamo ritirati, che ci hanno seguito fino a quando siamo ritirati e che ci hanno conosciuto dopo. Ci siamo ritirati e comunque continuavano a chiedere ma dove sono, che belli i loro video, perché non tornano. Cioè, persone che hanno continuato a scriverci dopo 4 anni è eccezionale. Ma chi ve lo fa fare, ragazzi? È eccezionale. Perché? Poi soprattutto il calore con cui ci avete accolto nel momento in cui siamo ritornati. Non ci aspettavamo assolutamente niente del genere. Esatto. Ma devo ringraziare anch'io? Vabbè, dai, Vabbè, che tu giochi Protoss, quindi è stata un'incredibile esperienza creata dalla passione questo che non condividiamo per questo bellissimo gioco e di un'idea. Sì, no, però guarda nella telecamera mentre lo dici. Sì. Guarda, è arrivato qui. Un'idea deve essere del notare. Sapete tutti che Antroll ha dei problemi mentali, quindi sì, ma è per questo che gli volete bene. Il nostro ringraziamento viene davvero da cuore. Dai, Neri, cazzo, sta ringraziando almeno. È stata un'incredibile esperienza creare dalla passione che condividiamo per questo bellissimo gioco. Che è? Qual è il gioco? League of Legends. No, maledizione! StarCraft 2, sì, SC2. Sì, ok. E dall'idea delle nostre teste del lontano 2010, un qualcosa che avete tanto apprezzato. No, vabbè, ascolta, vai, facciamo così. Allora, hai detto grazie, sono contento. Grazie. Bene, ma non benissimo. Non facciamo che ci si perde di vista, ragazzi. Amici, prendetelo amici con le come pinze. Prima. Esatto. Ok, scusa.
No, ragazzi, ora parlando veramente sul serio, grazie veramente di cuore a tutti quelli che, come ha detto il buon Marcabruno, ci hanno seguito allora, ci hanno seguito adesso e ci stanno continuando a seguire. È stato veramente incredibile il caloroso come si dice, il ritorno che c'è stato. E se non ti viene in italiano, falli in inglese. No, non è meglio di no, perché Gian Troll è stizzito. Sì. Però non ce lo aspettavamo assolutamente, vi giuro, quando abbiamo caricato il video con il buon Sauron, il suon Saru, come cazzo si chiama il bianco? Ganda. Che diceva, che diceva la speranza di Vandi. Oh, bella idea comunque, mi è piaciuto. No, non pensavo di raggiungere davvero i mille le mille visualizzazioni, e invece è stata veramente una Antron cosa... Antron diceva, ma quando arriviamo a 2000 siamo cappati, e invece continuavate a guardarlo, ragazzi. Ma che guardate a fare, è bellissimo. Che problemi allora avete? Allora, infatti mi dicevo, ragazzi, noi... La mia idea era, ritorniamo, proviamo, facciamo la cosa in maniera leggera, tanto ripartiremo quasi da zero, non ci cagherà più nessuno, scusate il termine. E invece ci siamo resi conto che in tantissimi ci stavano aspettando. E la cosa è stata molto toccante e ci ha valorizzato tutto il nostro lavoro presente, che è quello di adesso, ma esatto, soprattutto passato. Questa è una cosa importante perché... questo affetto che ci avete passato nel momento in cui siamo tornati ci ha fatto capire che veramente... cioè quello che facciamo vi piace e quindi siamo orgogliosi di quello che facciamo e ci ha spinto a ritornare e a continuare e a non chiudere, quindi a quanto pare di nuovo sì, e ad andare avanti perché cioè, stiamo facendo un bel servizio alla community di StarCraft e comunque anche a tutti voi che probabilmente questo è intrattenimento. Ma forse casteremo anche un game prima o poi, perché per ora abbiamo fatto tutto tranne che questo. Esatto, stiamo tentando di proprio deviare StarCraft il più possibile. Ma noi ci chiamiamo TCS Replay perché così loro si continuano a riguardare. Ah, TCS Replay, guardate quelli vecchi che tanto vanno bene. Sì, esatto. Comunque ragazzi, quindi scusa, ragazzi, dal 2010 no, vai. Questo pesce è un po' indisponente, non trovi un accento inglese così, mi hai fatto male. Comunque, e volevo anche sottolineare, visto che chiaramente... la mia forma da pesce non mi permette di essere sempre sincronizzato. Forse non sentono bene, è meglio che avviciniamo un po'. Parla ecco. Pure Neri. Vai Neri. Mi sentite? Sì, ora sentiamo molto meglio. Non è cambiato niente da no, quello. No, no, fidati che ti sentono meglio. Ma che richiamo veramente okay. Una roba del genere. Sì, ah, sì, okay. Sì. Vai. Dicevo che... in realtà ho perso il filo e mi sento un po' un Marcabruno, però volevo non sottolineare che volevo solo sottolineare che noi cercheremo di riprendere a fare i video, visto che tutti ci avete voluto così bene nel video che abbiamo ripubblicato poco fa, che c'è tornata la voglia di fare dei nuovi video, tuttavia... ovviamente la schedule non sarà più come quella di un tempo, esatto. Non riusciremo più a castare dei video regolarmente per ovvi motivi. Ma oddio, visto cioè, che... chiaramente dipende dagli impegni, noi mettiamo tra virgolette le mani avanti, nel senso che già diciamo che non è detto che riusciremo a ritornare a una schedule così fissa e così ben fatta come avevamo fatto fino ad adesso, ma esatto. Magari facciamo video tutti i giorni, non penso sia possibile, però no, non esatto. Aspettatevi che se facciamo 3-4 video in una settimana, poi la settimana dopo esatto. Ci siamo. Noi ragazzi abbiamo esatto. Voglia di fare YouTube esatto. E non di fare un lavoro. Esatto, cioè immaginate cosa saremmo stati capaci di fare, niente, se fossimo riusciti a continuare quello che abbiamo iniziato 5 anni fa e che abbiamo dovuto interrompere per... Allora ragazzi vi possiamo dire il perché. È uscita l'espansione e ci scocciamo a spendere 50 euro per ed adesso che non è no, non è ora perché... che è free to play finalmente. Cioè Legacy of the Void, ma che opening che ha. No, in realtà a detta di alcuni noi siamo stati pagati sommariamente dalla Blizzard per ritornare. Purtroppo non è vero. No, non abbiamo purtroppo. Un soldo bucato, a parte i pochi spiccioli che qualcuno ci manda perché gli sembriamo dei barboni. Ed ora che ci hanno visto sono... Allora, ecco, ragazzi, queste sono le nostre facce. Vedi, questo è Marcabruno, il tizio con la maglia dei Pokémon. Questo è Antroll, che è il tizio che tiene in mano Neril. Questo sì, è Neril, adesso Neril com'è? È così. Cioè, esatto. Poverino, ha perso un occhio perché andare in Inghilterra c'è un impegno da pagare.
e da un occhio. No, se notate, ragazzi, se voi adesso guardate questa sciarpa e riguardate il video di 4 anni fa in cui È avevo annunciato il sempre ritiro, è quella. sempre E quella. non è la sciarpa, cioè è Se io proprio. sono Cioè, ancora vestito e, così, allora, ma. e non è mai stata la Esatto, barba. Quindi tranquilli, siamo veramente dei barboni. Comunque, bentornati anche a voi. Perché oltre al vostro bentornati che ci avete fatto, anche noi vi dobbiamo fare un caloroso bentornato perché vi vogliamo bene, ragazzi. Cioè, ci siete mancati Vi anche vogliamo voi. bene e Marca Bruno perseguita nel non essere mai a tempo, No, è una incredibilmente, cosa mia nonostante i personale. chilometri che ci Mary, tu non separi. hai potuto vedere perché purtroppo il pesce in quel momento era girato dall'altra parte, ma Marca Bruno si Chiaro. è battuto il pugno sul cuore e ha fatto un cenno da telecamera. Forse il momento più triste della storia dei Ma l'ho TCS. sentito fino qua, chi ci Il credi? Si è momento più sentito triste. lungo la manica. Possiamo tirare? Quindi, voi schifosissimi zerg che spargerete tutto il vostro. Posso dirlo smerdosissimo creep su tutte le bellissime e scintillanti gioiellicissimità Terran e voi Protoss Cioè, ma e quanto spazio compagnia. stiamo lasciando Marco Brunoneri? Bisogna fermare la Sì, ma situazione. tra l'altro si capisce benissimo che sta Sì, ma l'ho leggendo con scritta Marco io Bruno, sta roba, ci ho messo una settimana quindi. per scrivere, ragazzi, fatemelo dire. No, non è vero. Una settimana per scrivere sta Ha merda. scritto 3 righe, ragazzi. Vabbè, sembrava In un mese Calamiti. cosa faceva? In un mese non 2 pagine. facevo niente, Hai perché cioè, ci ho ragione, messo sì. 10 minuti, poi ci ho messo una settimana a guardarlo. Così, ho detto, vabbè, più di così non ce la Allora, faccio. ragazzi, io sono convinto che questa roba non andrà mai in onda. Voglio No, no, lo penso credere. anch'io. Anche perché secondo me ci fermeremo nel momento in cui diremo chiudiamo il Però canale. nel caso. E poi faccio i titoli di coda. Però nel caso qualcuno pensi. Potremmo metterlo, però Marca c'è Bruno. qualche secondo di stop dopo che diciamo chiudiamo il canale. Ragazzi, non è fatto. Ok, Cioè, è fermo. proprio così di suo. Vabbè, sto zitto. Sì, infatti. Meryl, prova a dire qualcosa, ok? Nel caso questo video venga veramente messo su YouTube, cosa che reputo alquanto improbabile, spero, ok? Comunque vi volevamo davvero ringraziare dal più profondo del nostro cuore. magari invitandoci a scoprire quali altri lidi possiamo esplorare, non tanto Fermi, come. non stiamo parlando di quello che mi viene in mente. Esatto. No. Non tanto come, come Come dire, pionieri attori di StarCraft. è riuscita a guarire dalla sua operazione di cambio sesso e quindi ora Esatto. sta cercando delle nuove esperienze. Beh, scusami, io credo che l'uomo fondamentalmente sia tutto bisessuale nel genere umano, capito? Questa la dobbiamo togliere. No, no. Questa sì, No, questa sì. tranquilli, questo No, no. ragazzi era un riferimento Lo al tengo porno. io un po' il pesce. Ti Sì, tengo il prego, pesce tieni un pure po'. Neri. Questo ragazzi era un riferimento al Anche. porno gay che abbiamo promesso ai nostri fan tanto tempo fa, ma che purtroppo non E abbiamo. che è Che ancora è lavorazione. lavorazione. Ok, ma nonostante tutto, comunque, a parte questo, vogliamo esplorare lidi diversi da StarCraft 2. Quindi, chissà, vedremo un po' cosa riusciremo a combinare, non tanto come caster, ma come YouTuber. Diamo tempo al Esatto, e tempo. quindi ragazzi, colgo la palla al balzo per dire Entertaining! fateci sapere che cosa vorreste vedere di noi, oltre chiaramente al classic format, che forse non riusciremo, non ce la faccio più, che forse riusciremo a, no, no, a non riusciremo forse a mantenere, però appunto volevamo provare a esplorare nuove cose, come diceva Antroll, magari facendo gameplay, tutorial e volendo non limitandoci esclusivamente all'universo di Sì, StarCraft. Perciò fateci sapere esatto. se questa è una cosa che può interessarvi, oppure se volete solo vederci schiavizzati a guardare le partite di Furbetta O le o che vostre che Flash. siete incredibilmente bravi a giocare e le vostre strategie risultano sempre vincenti e innovative. Ok, in poche parole, ragazzi, abbiamo voglia di cazzeggiare, aiutateci a farlo, ok? Ci siamo. Ehi, ma cosa. E quindi, E quindi. detto questo, credo che possiamo lasciarli andare. La messa è finita. L'apti, La messa è anche la finita. pace. Ma perché questo pesce ha cominciato a roteare in maniera vorticosa? Oh mio Dio, no, Ma si non. stava Digivolve, mio Dio! Pesce Neri, Digivolve, Nerimon! Ciao a tutti ragazzi! Eh sì, sono proprio io. La mia brutta faccia è ancora qui. Come potete vedere, sono tutto d'un pezzo. Non sono solamente un pupazzo. E non sono solamente una voce. La mia faccia probabilmente è cambiata, ho una bella barba molto succulenta che però arriva fino qui anche se dal video non si vede perché è invisibile chiaramente. E niente, ci teniamo a fare questo video solamente per ringraziarvi di persona, perché
perché non mi pareva giusto che vi siate sorbiti Antroll e Marcabruno da soli senza la mia somma presenza. Quindi ho detto no, dai, un video di ringraziamento personale glielo devo fare. Perciò, ragazzi, davvero non ho molto altro da aggiungere a quello che abbiamo già aggiunto poco fa, ma grazie, grazie di cuore, non ce l'aspettavamo minimamente. E quindi è con veramente grosso, grosso piacere che vi dico che cercheremo di essere il più attivi possibili, laddove possibile, perché come forse qualcuno di voi, i più svegli, sono riusciti a capire, non mi trovo più in Italia, mi trovo in una location sconosciuta che fa rima con Inghilterra. E questo complica un pochino fare i video e quant'altro, però ciononostante ci proveremo. E appunto, come detto prima, cercheremo anche di diversificare, quindi magari chissà, vedrete un po' più di scuola con i TCS o che cavolo ne so. Perciò ragazzi, sto bene, grazie veramente di cuore, sia dell'interessamento che per continuarci a seguire, chissà se l'ho detto bene. E detto questo, ragazzi, grazie di nuovo e alla prossima. Ciao!